Ciao a tutti ragazzi, siamo qua con il secondo episodio di Rector BS FTB. Questa serie si chiamerà così, ho deciso di chiamarlo così perché mi vedrete sclerare con gli impianti, i programmi, eccetera, dato che c'è molto da fare. Piantiamo i fiori, ecco la prima cosa da fare, infatti. Questo episodio forse lo farò più divertente, non lo so. Infatti non mi viene mai... Cioè, nel senso non sta venendo nessuna cosa in mente per di cui vi possa parlare. Ok, comunque lasciamo perdere, ok. Iniziamo oggi. L'altra volta, se non mi sbaglio, avevo detto che oggi vi facevo vedere. Cioè, facevamo un nuovo macchinario per tritizzare o polverizzare i nostri materiali. Infatti, nella caverna ho trovato un bel po' di materiali e, tra cui due cose che mi servivano di più l'ho trovati, però la terza cosa no, la terza cosa sarebbero i diamanti non li ho ancora trovati, quindi sono sfigato. Questo è un episodio, prima di iniziare a fare macchinari vorrei fare la casa, quindi come vi avevo detto nel primo episodio lo farò di cobblestone, quindi lo faremo di cobblestone. E la casa, secondo me è meglio farla qua, in questo posto che avevo deciso di fare. Cioè, in cui avevo deciso di farlo prima. Scusate se lagga il video, perché non credo che laghi, perché sto andando a 30 fps con Fraps acceso. Comunque, ok, la casa sarà un... dato che si chiama Direwolf 20 spec, io seguirò Direwolf. Cioè, per dirvi, se ti volete dire stai copiando Direwolf, cazzate varie, non me ne frega assolutamente niente. Potete dire qualsiasi cosa, ma non mi interessa di questo genere, nel senso copi così, copi Direwolf, copi lì, copi su, copi giù. Non mi interessa, semplicemente, ok. Comunque faremo la casa 9x9, perché abbiamo molte cose in comune, io come ti detto faccio schifo, per dirvi la verità. Quindi, inizierei da qua, guarda, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, oh guarda, sai contare, guarda. Aspettate un attimo, secondo me sto sbagliando, ecco. Sicuro sto sbagliando, perché devo mettere un altro blocco per fare 9x9. Vabbè, comunque vediamo 1 2 1 2 1 2, qui viene 3. Sbagliato. Devo spostarlo di un... cioè dovevo spostarlo di un blocco. Cioè lo farò ora, per ora di cobblestone, però dopo non più. Ok, vabbè, vi taglio questa parte di costruzione, cioè stato che solo costruisco basta, quindi nessuno mi vuole vedere costruire perché faccio schifo come architetto, vi ho già detto. Quindi ci vediamo tra un po'. Ok ragazzi, ce l'ho fatto a finire la casa, è già notte infatti, ci ho messo un bel po' di tempo perché avevo finito la cobblestone, quindi sono andato a scavare nella vecchia casa, infatti... Ora lo togliamo, cioè togliamo il white point. Era white point, sì, non mi sbaglio, remove, casa temporanea, remove, back exit. Ok, abbiamo finito, ok, ora ci diamo da fare. Vabbè, l'smistamento c'è, se non vorrei farlo ora, quindi mettiamo tutto a caso. Anche se mi piace la roba ordinata, ma in questo caso... non vale la pena, perché appena abbiamo la possibilità di andare nel Nether faremo le cose dell'ME che ci aiuteranno a fare
Il coso. Ah, ho capito che questa rotellina se lo giro mentre registro mi fa laggare. Ok. Comunque, ok, oggi faremo le cose essenziali da prima. Pulverizer. Cazzo che c'è. Madonna che spavento. E il pulverizer, ci serve un pistone che possiamo farlo, quindi ci diamo un po' da fare. Copper. Vabbè, non ce ne frega. Vabbè, ho messo via le fornaci, quindi mettiamo le fornaci in questo angolo. Buttiamo giù. No, due pezzi di copper. Prendiamo un po' di legna, usciamolo. Ok. Bene. Ok, il pulverizer. Pulverizer, ci serve due flint che non credo di avere, o sì? Almeno la gravel. Due gravel, proprio due, due. Cioè, non ce la farò mai ad avere due flint da questi due gravel, di sicuro. Questo è di sicuro. Se non mi sbaglio, nella mia vecchia casa c'era della grave. Ok, comunque, ragazzi, ci vediamo tra un po'. O vado a cercare la Flint perché mi ero dimenticato della Flint. Mentre sono andato a prendere un po' di Flint, cioè, cioè a scavare la grave, me ne sono accorto. Cioè, mi sono di. Ok, mi sono ricordato che praticamente. Anche in questo macchinario potevi far diventare la gravel in flint, quindi l'ho fatta. Non ho potuto farvi vedere mentre giravo perché se no laggava il video. Non so perché questo coso mi fa laggare quando lo giro, per ora. Ok, quindi vabbè, a noi non ci interessa perché noi abbiamo la flint. Ok, due flint, ce l'ho. Il coso del. Mi prendi per il culo. Ok, andiamo a trovare la sabbia. Dato che ci siamo, vai, andiamo a trovare questa volta. Andiamo insieme, non taglio questo pezzo perché è vicino. Eccolo là. Vediamo un bel po' di sabbia. Che dovrei fare anche il tetto. Ah, in quanto mi piace quel waypoint con scritto Dynamic Gay proprio in faccia ogni volta. In faccia a Dynamic, tienitelo, guarda. Se guarderai il video, spero che non ti perdi, cioè, sto coso, sto waypoint. E comunque, torniamo a noi. Ci abbiamo, ok, abbiamo cotto due copper. Non mi dire che ci serve qualcos'altro perché ora mi incazzo. Ok, mettiamo cuocere il. Metà qua. No, oddio, buono, madonna. Cosa ho messo? Comunque, mettiamo a cuocere questa cosa, roba. Ok, abbiamo. Tanto facciamo il. Cosa? Prendiamo un pezzettino di redstone, uno di ferro, uno di oro. No, aspetta, due oro, se non mi sbaglio. Tre redstone, quindi cominciamo a craftare. Prima craftiamo il cosettino di. Il pistone. E. Madonna. Cioè, sono esaurito con i materiali più schifosi, per esempio la cobblestone. Cioè, l'ho finita perché facevo la casa, infatti guardate, ho distrutto tutto questo posto. Sarà la mia miniera di cobblestone, per ora. Ok, dai, quindi l'ho preso. Cioè, ti mancava le cose essenziali per fare, non so. Cioè, ragazzi, non sono nemmeno pronto di fare una cosa. Madonna quanto faccio schifo. Ok. Comunque, ok, ho 7 vetri, meglio, meglio. Ok, pistone. Se non mi sbaglio era così.
Se mi sbaglio mi suicido, ok. Ce l'ho fatta. Il coso del pulverizer, questa cosina così. Cobblestone. Cos'è? È ferro, vero? Ok, vediamo se è ferro. Oh, è ferro. No, mi prendevo un altro colpo, se era tin. Oh, ce l'ho fatta a farlo. Ci servirà questo qui, se non mi sbaglio, redstone coil. Ci vediamo, ok. Siamo pronti a fare sta roba. Ok, due flint. Uno di questi. Due copper e un pistone. Ce l'ho fatta a fare il pulverizer. Ok, il pulverizer è un macchinario che praticamente vi cuoce, raddoppia materiali, vi pulverizza, diciamo, vi fa diventare due polveri, e questo qui praticamente avete 5% di possibilità di trovare qualche altra polvere. Sempre dal ferro si può trovare anche l'oro, se non mi sbaglio. Ok, poi dovremo fare i ma coso forn For na ecco, powered furnace. E ci serve i brick, quindi devo andare a prendere la clay. Quindi ragazzi, ci vediamo tra un po'. Vado a prendere. Ok ragazzi, ho trovato la clay e si è già fatto notte, e praticamente direi prima di tutto di chiudere sto bu sì, già ho messo una mano, guarda. Chiudere sta cosa. Secondo, di prendere un po' di ferro, già ho preso tutto il ferro, farci, no, prendere la redstone, vediamo la metà, tanto serve sempre. Facciamoci un altro pistone. Mettiamoci due cobblestone qua, ok, se non mi sbaglio serve, no, aspetta, sto sbagliando? Sto sbagliando, diceva, no, ho sbagliato, non serve pistone, non serve pistone, ragazzi. Serve ben qualcos'altro, la testa. Okay. A parte la testa mi servirà questa cosa qua, che mettiamo, lo facciamo ora. Come si chiama sta roba? Machine frame. Un machine frame, e ho già messo a cuocere la clay, quindi eccolo qua. Facciamo due blocchi di così. Due blocchi ma di mattoni. Poi prendiamo il redstone, ok, si fa con l'oro. Poi mi sono tritato un po' cioè ho pulverizzato un po' il copper per farlo diventare due, che non avevo voglia di sprecare materiali. Mo copper. Poi mettiamo lo faccio prima a fare così, guarda. Ok. Poi due cosi e machine frame. Bene, ok. E abbiamo anche il nostro coso, ok. Ora guardiamo di fare un motore. Sì, motore. Come si chiama? Engine. Ok, commercial engine, industrial engine, steam engine, Shearling engine, combustion engine, quello che va a liquidi, industrial engine non possiamo farlo, electro engine non possiamo farlo, hobbit, tutti usano la maggior parte questo, quindi anche noi usiamo questo. Ok, ci serve 4 stone gears, e non ho la legna. Ho la legna, vero? Usiamo questo uguale. Facciamoci un bel po', che cacchio, un bel po' di rote. 4 precisi. Facciamo diventare di cobblestone. Vai, per ora ne facciamo una, poi me ne aggiungo un altro, guarda, non voglio andare a scavare la cobblestone. Comunque, poi praticamente ci serve un vetro, che ce l'abbiamo già, ci serve l'oro. Di due pezzi di oro.
facciamo diventare dei oro nuggets. Ci abbiamo un po' di nuggets. Poi ho un pistone. Potevo infatti risparmiarmelo facendo il pistone prima, no? Ma non lo sapevo, quindi non l'ho fatta. Affan. Ok. In queste situazioni, ragazzi, proprio estremi estremi, dovete fare cercare della testa, non trovate un cazzo. Ok. Ah, oh, ma mi prendi per il culo allora, cioè. Madonna, c'avevo la cobblestone. Me ne faccio quasi 4. Guarda. Fine. Poi mettiamo. Ah, facciamoli diventare di. Serve un altro oro. L'oro in questo mod pack non so perché serve di più. Ok, allora due pistoni. Sicuramente sto mettendo all'incontrario la rosa. Oh, mi è bastato legno, che culo. Che culo, ragazzi. Ok, poi cosa ci manca? Niente. Due di questi, facciamo così. Due di questi. Questi e due vetri. Abbiamo l'hobbit stream. Ok, ragazzi, abbiamo gli hobbit stream, la pulverizer e macerator. Quindi l'episodio finisce qua. Oggi abbiamo fatto almeno qualcosa di tecnologico, diciamo. Nel prossimo episodio vi farò vedere, cioè sistemeremo queste cose e faremo funzionare come dovrebbero funzionare, nel senso li abiliteremo per così potremo macerare, cuocere automaticamente i materiali. Quindi ciao ragazzi, ci vediamo al prossimo episodio, al terzo episodio. Ciao a tutti ragazzi, ciao.